Dunque, dal 1 novembre scorso in vigore alcune nuove direttive della Regione Campania alle ASL, ai medici di base e ai farmacisti che indicano alcune misure, ecco qui vedete la lettera alle ASL, alcune misure nella prescrizione degli antimicrobici in cui sono contenuti gli antibiotici, gli antifungini e gli antivirali. Misure volte a fare che cosa? Una cosa molto importante, contrastare l'abuso o l'uso inappropriato degli antibiotici e a scongiurare l'antibiotico resistenza che secondo l'OMS nel 2050 potrebbe diventare la prima causa di morte nel mondo. Ecco qui vedete la lettera con le firme, misure per l'appropriatezza prescrittiva degli antimicrobici con un obbligo, il codice diagnosi ICD9-CM, l'integrazione sarebbe la novità. E per parlarne quindi è una novità molto interessante perché qualcuno di noi potrebbe vedersi respinta dal medico di famiglia o anche dal computer, dal sistema, una richiesta magari di farmaci. Uno dei nostri specialisti con noi, Adolfo Rocco, benvenuto, dottor Rocco, medico di base, vice segretario della FIMG Salerno, la federazione che riunisce la gran parte dei medici di medicina generale. Dunque, sull'antibiotico resistenza, la inefficacia dei farmaci contro i batteri, finora gli esperti mondiali avevano puntato il dito proprio contro l'eccesso di prescrizione di cui i medici spesso sono anche loro un po' correi. Ma un nuovo studio avanza l'ipotesi, un'altra ipotesi suggestiva, che anche l'aumento delle temperature minime locali, la crescita della popolazione, insomma il cambiamento climatico possono giocare un ruolo importante nello sviluppo dell'antibiotico resistenza. Un team di epidemiologi della Harvard Medical School, del Boston Children's Hospital e dell'Università di Toronto hanno notato che il fenomeno era superiore in quelle aree geografiche in cui la media delle temperature minime locali si era alzata di più nel corso del tempo e dove la densità della popolazione era maggiore. Dai dati relativi alla prescrizione di antibiotici in queste diverse aree geografiche, il team ha confermato che anche l'aumento della prescrizione quindi era associato quindi ad una maggiore resistenza agli antibiotici anche per i cambiamenti climatici. Vabbè, comunque questa è una notizia molto interessante, suggestiva, il cambiamento climatico che influisce anche su questo, però clima o eccesso di prescrizione è certo che la situazione comincia a preoccupare. Dottor Rocco, partiamo spiegando, insomma, quali sono questi nuovi obblighi che voi avete, cosa significa quel codice ICD9-CM che siete obbligati ad aggiungere. Buongiorno innanzitutto. Il codice sembra un grosso parolone, ma in realtà nasconde una problematica che non è di quest'anno, ma una problematica vecchia. Diciamo innanzitutto il codice che vuol dire? Internazionale Catalogo Disease Malattie, cioè una sorta di come punteggiare quella malattia. Che ha un Che è un numero, non numero, diciamo una che è un sigla. numero. Oggi l'attenzione è sugli antibiotici. Diciamo che nella storia gli antibiotici sono stati la più grande scoperta. Pensiamo a quello che è successo nella Seconda Guerra Mondiale, quando gente moriva per una ferita. E come è stata importante la scoperta degli antibiotici e quante malattie ha risolto e risolve tuttora. Però chiaramente nel vantaggio bisogna sempre valutare l'eventuale svantaggio. L'eventuale svantaggio qual è? Che si crea l'antibiotico Ecco resistenza. qui mentre parliamo vediamo i codici che scorrere, tutti, ad ogni numero, ad ogni sigla corrisponde una malattia, che voi già l'avevate sul Sì, vostro. noi non, non, sul nostro computer siamo in un certo senso facilitati nel Agevolati, compito. sì. Però l'appropriatezza, che è un concetto che è entrato da poco nella sanità, ci dice che dobbiamo rispettare, dare il farmaco e guardare la diagnosi, non dare un farmaco perché è abitudine prendere quel farmaco. Anzi, molte volte quando sento, il paziente dice datemi quell'antibiotico che mi fa bene, e là si nasconde l'antibiotico resistente, perché chiaramente quello che è successo negli ultimi anni è che le scoperte di nuove molecole si è ridotto, ma è aumentato l'antibiotico resistente, per cui si sono create delle colonie
di batteri che sono particolarmente resistenti e che inducono molte volte noi medici a usare più farmaci per debellare queste patologie che sono molto resistenti. Ecco, allora quindi voi quale giudizio date di questa misura? In fondo era una misura non aggiunge né toglie nulla, insomma. Il giudizio è nettamente positivo. Sì. Perché positivo? Perché ci vuole attenzione e ci vuole la capacità di distinguere patologia per patologia. Insomma, dobbiamo fare con più attenzione il nostro lavoro e lo accettiamo in questo senso. Ma aggiungerei una cosa che ho visto la lettera del direttore sanitario. Sì. In realtà sono tutti i medici che debbono ottemperare a queste nuove norme e mi riferisco soprattutto ai colleghi ospedalieri, ai colleghi specialisti ambulatoriali, i quali debbono anzitutto indicare il loro numero di iscrizione all'ordine. Sì, ma adesso lo fanno, però molti lo aggiungono appena, non fa niente, tutto fa brodo. Però deve essere indicato il proprio codice, ma anche il codice della patologia. Sì. Per cui abbiamo richiamato, proprio in occasione di un recente incontro all'Ordine dei Medici, abbiamo richiamato il presidente dell'Ordine D'Angelo a essere attento a che a queste norme, queste difficoltà che ci piombano sulle spalle quotidianamente, io stesso uno, due volte, tre volte nella giornata devo chiamare specialisti per dire qual è il tuo codice, qual è in questo caso qual è il codice IDC ICD per l'antibiotico che viene prescritto. Perché è prescritto l'antibiotico? Insomma, ognuno deve fare il suo dovere. Ognuno deve fare il suo dovere, non è che i medici di famiglia diventano poi devono sopportare e supportare anche le omissioni di altri. Le omissioni di altri. Ma questo non per uno spirito polemico, anzi, il mio è uno spirito costruttivo. Vediamoci, parliamo insieme. Tutte le occasioni sono buone, gli ECM formativi servono per aumentare la nostra cultura, ma soprattutto perché l'antibiotico resistente è un danno per il paziente, curare meglio il paziente. Quando un paziente va dal medico di famiglia e lamenta qualcosa, il medico di famiglia dovrebbe, prima di prescrivergli insomma il farmaco, dovrebbe accertare, fare qualche test magari test. La prima cosa è visitare il paziente. Visitare il paziente. Sì. Io mi chiedo, voi avete 1500. Sì. Avete 1500 il massimo, il massimale, 1500, ma come fate a sostenere? E anche qualcosa in più, perché oggi come sono fate sfondati a sostenere un peso del genere? Poi si verifica quello che io personalmente ho anche verificato, e cioè che il medico magari non ha tempo, magari ho la febbre, lui non può venire da me e io devo andare da lui, io con la febbre. Cioè questo, insomma, il vecchio medico di famiglia che andava a casa è ormai un'immagine dimenticata. Allora, il problema è di organizzazione. Ci sono gli studi associati che servono per collaborare insieme tra medici per dare delle risposte adeguate a questo enorme numero di medici. C'è un lavoro che viene fatto da personale di segreteria, che è quella di proporre ricetta al medico, e per cui una buona organizzazione fa sì che anche se il numero è consistente, il nostro lavoro lo facciamo. Sì, ma Io personalmente contesto chi non va a fare visite a domicilio e personalmente le posso dire che anzi esistono degli istituti come l'ADP, assistenza domiciliare programmata, o l'ADI, che impongono al medico, per quel paziente importante, per quel paziente che ha bisogno di un maggiore sostegno, una visita programmata dalle stesse direzioni sanitarie dei vari distretti. Sì, perché dovete sapere, i medici lo sanno benissimo, ma lo devono sapere anche i pazienti, che il medico che si rifiuta di andare da un paziente che ha la febbre, che ha chiesto al telefono un suo intervento, compie un'omissione di atti d'ufficio, è un reato penale, per cui attenzione, può essere denunciato il medico di famiglia, questo il paziente lo deve sapere, il cittadino,
che non si reca, per motivi magari capziosi o per motivi futili, o perché magari è un sabato, non si reca dal proprio paese. È capitato anche a me, quindi io la prossima volta denuncerò questo medico. Sì, d'accordo. Perché esistono, ognuno deve fare il suo dovere. Esistono delle norme, ma bisogna ben sì, guardare, perché diciamo il paziente... le guardie mediche imparino a fare le visite e non a guardare il paziente e a scrivere la diagnosi. La diagnosi non si fa. Come si fa, dottor Rocco? Visitando. Ma la diagnosi si fa visitando. Chiaramente, l'augurio e l'auspicio che sia sempre... Siamo più seri. Sì, d'accordo, però molte volte il paziente chiede oltre. Sì. Perché vabbè, posso dire l'altra faccia della medaglia, la richiesta di visite per cose futili. Oh, ma volevo chiedere, questi 1500 pazienti per medico, ma non le sembrano un'enormità? Perché non si suddividono e si fanno lavorare anche altri medici? Lei mi ha fatto una bella domanda, perché lo vivo sulla pelle il problema. Io sono d'accordissimo, ma è un problema di risorse. Che siamo in una regione che queste risorse o non ce l'ha, no? Non le ha saputo spendere in passato, o ha difficoltà a spendere oggi che c'è un piano di rientro. Tant'è che ci sono tanti giovani che hanno fatto, che sono specializzati in medicina generale e non riescono a entrare a supportare il lavoro, ma addirittura a coprire alcune carenze che stanno creando. E noi abbiamo gettato un grido d'allarme in tutta la... Anche per l'età dei medici. Anche per l'età, perché... Siete pochi. Certo, ma nel giro di 5 anni abbiamo denunciato che la popolazione rimarrà sguarnita del medico di famiglia. E questo perché c'è una lentezza della politica a capire queste problematiche. Uno dei punti su quale il governatore della Campania deve intervenire, anche per accelerare, per favorire questa uscita dal piano di rientro che tutti auspichiamo. Lui ha detto che entro novembre, dicembre dovrebbe annunciare l'inizio dell'uscita della Campania, della Regione Campania, speriamo, insomma, dal piano di rientro, perché se si esce dal piano di rientro, al quale sono costrette alcune regioni, poche regioni, quasi tutte meridionali, si possono fare i concorsi a tempo determinato, si può fare il turnover dei medici, degli infermieri. Mancano 6.000 medici e infermieri in Campania. Perché non si possono mettere in giro? Perché siamo ancora bloccati da questo piano di rientro previsto appunto dal patto di stabilità, Europa che non ci piace. Ma proprio questo che lei dice avvalora perché tanta gente va al pronto soccorso? Probabilmente certo. Perché non ci sono, i reparti sono sguarniti, e quindi i codici bianchi che dilagano. Sì, ma l'unica frontiera nel territorio siamo noi medici di famiglia. Sì, è vero. È un fatto. Ne abbiamo già detto. Volerci criminalizzare perché un medico in una circostanza sembra eccessivo. Il nostro lavoro è quotidiano e noi ci battiamo anche perché siamo gli unici a poter fare prevenzione. Siamo alla vigilia della campagna vaccinale e i grandi risultati è nella prevenzione dell'influenza e nella prevenzione di alcune patologie vengono dal nostro apporto. Per cui, ripeto, siamo in surplus di lavoro, ma lo facciamo con l'entusiasmo dei ragazzini. Naturalmente, qui abbiamo fatto un po' delle osservazioni provocatorie per, come dire, provocare delle reazioni invece positive, cioè costruttive. Certo. Bene, grazie dottor Rocco, che si presta sempre il nostro testimone un po' con la dottoressa Mena Palma ed altri medici, testimone di questa categoria che fa una missione nella vita, quella del medico di base, quella del medico di famiglia, che però va insegnata anche a quelli che non la ritengono come tale.